Buonasera team dei giochini e benvenuti in questo nuovo video. Lo so, è da un pochettino che non ci sentiamo, che non vengo sul canale, porto solo live di Fortnite, vi ho un pochettino abbandonato, però come sapete ogni volta che spunto un evento a Palermo io sono il primo a partecipare. Oggi, a distanza di qualche giorno, vi porterò in giro a vedere ciò che è successo qualche giorno fa. Ma prima di cominciare e goderci tutto il divertimento, mi raccomando, condividete, commentate, lasciate like, andatevi a seguire pure su Instagram, mi raccomando, attivate su YouTube la campanellina, pure su TikTok, sul sito Viola, e non perdiamoci in altre chiacchiere e cominciamo subito col video. Vamos! Frecciare Ganna, campione mondiale italiano, ha raggiunto come velocità 106 km orari. Porca miseria. Quindi mi raccomando, ascoltate pure la velocità che raggiunge. Continuiamo a guardare il video. A dopo. Ciao. Con il tempo di 17 minuti e 44 secondi. Arrivato anche Narvaez, 71esimo tempo per il portacolori del team Ineos Grenadier. Attendiamo ora altri riferimenti ai controlli dell'intertempo, anche se la situazione non cambia. Filippo Ganna è sempre autore della miglior prestazione al secondo intertempo con 8 primi e 51 secondi, secondo intertempo. Alla fine della manifestazione, tornando a casa e passando da Piazza Croci, c'erano degli stand sempre dedicati e per accedervi c'era bisogno di una tessera, ovvero questa qua, non so se la vedete bene metta a fuoco. Manco il tempo di entrare, e arriva una signora, lo vuoi fare un gioco? Vabbè, facciamo sul gioco. Lo faccio e vinco un premio, che è questo di qua. Perciò, vabbè, ma io provo di nuovo a farlo, tanto che mi cambia. Vinco un altro premio, ovvero questo. Vado avanti e praticamente c'era un altro stand. Nell'attesa hanno dato questa brochure con tutte le tappe del Giro d'Italia. Una volta che ho finito il gioco, l'altro premio era questo qua, non so se si vede bene,
Ora sì, ok. Andiamo avanti. Vado in un altro stand, lo stesso che per la strada mi aveva regalato questo. E praticamente era un gioco a freccette e si vincevano dei premi. Io ho vinto questo. Poi mi hanno dato questo, senza sapere che è il mio gusto preferito, alla pera. E poi questi ciondolini di qua. Andando avanti, altre persone, altro giro, altra corsa. E vinco praticamente. Portachiavi della Banca Mediolanum, doppio. Un berrettino. E poi, per concludere, la sacca. Questa è stata la mia giornata. Ma non perdiamoci in chiacchiera e andiamo ai saluti. A dopo. Ciao! Team De Gechini, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, condividete, commentate e lasciate like. E un'altra cosa, fate molta attenzione al video per la velocità in cui arrivano. Cioè, io mi sono impressionato perché sentivo vroom! Cioè, una cosa ragazzi allucinante, 100 km orari. Il campione mondiale italiano 106 km orari. Questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Dipenderà da voi. Ciao!